un uomo che possiede poco e che non si lascia intimidire granché da ciò che dice la gente. Voglio conoscere Dio. So che non è di moda al giorno d'oggi. Gli studenti, la nuova generazione con le sue rivolte, con le sue attività politiche, con le sue esigenze ragionevoli e irragionevoli, se la ride della religione. E non ha torto. Guardi che cosa hanno combinato i preti con quella. Naturalmente i giovani la rifiutano in blocco, per loro tempi e chiese stanno per lo sfruttamento dell'uomo. Non hanno nessunissima fiducia nella visione gerarchica dei preti, con i salvatori, le cerimonie e tutte quelle sciocchezze. Io sono d'accordo con loro, ne ho aiutato qualcuno a ribellarsi contro tutto ciò, ma tuttavia voglio conoscere Dio. Sono stato comunista, ma ho lasciato il partito molto tempo fa, perché anche i comunisti hanno i loro dei, i loro dogmi e i loro teologi. Ero un comunista fervente perché all'inizio essi promettevano qualcosa, una grande, una vera rivoluzione. Ma ora hanno tutte le cose che hanno i capitalisti, si sono adeguati. Mi sono occupato della riforma sociale e impegnato attivamente in politica. Ma mi sono lasciato tutto questo alle spalle perché non penso che la scienza e la tecnologia riusciranno mai a liberare l'uomo dalla disperazione, dall'ansia e dalla paura. Forse c'è solo una strada. Non sono affatto superstizioso e non mi pare di aver paura della vita. La vita l'ho vissuta e sofferta e come vedete ho ancora molti anni davanti a me. Voglio sapere che cos'è Dio. L'ho chiesto ad alcuni monaci erranti e a quelli che continuamente dicono Dio è, non è che da, non, è, non, è, non hai che da guardare, e a quelli che si chiudono nel mistero e ti offrono un metodo. Sono stanco di tutte queste trappole, così eccomi qua, perché sento che devo scoprire. Restammo in silenzio per un po'. I pappagalli passavano strillando davanti alla finestra e la luce era sulle loro ali verdi e i loro becchi rossi. Pensate di poter scoprire? Pensate che cercando troverete? Pensate di poter fare quell'esperienza? Pensate che la misura della vostra mente incontrerà l'immensurabile? Come scoprirete? Come sapete? Come potrete riconoscere? Veramente non so, rispose, ma quando mi troverò di fronte al reale lo saprò. Volete dire che lo sapete con la mente, il cuore, l'intelligenza? No, il saperlo non dipende da nessuno di questi, non ignoro affatto il pericolo dei sensi. So con quanta facilità si creano le illusioni. Sapere è sperimentare, non è così? Sperimentare è riconoscere, e riconoscere è ricordare e associare. Se ciò che intendete per sapere è il risultato di un fatto passato, un ricordo, una cosa avvenuta prima, allora sapere è ciò che accade. Potete sapere ciò che sta accadendo, ciò che realmente ha luogo, o potete saperlo solo un momento dopo, quando è finito. Ciò che realmente avviene è fuori dal tempo. Sapere è sempre nel tempo. Voi guardate l'avvenimento con gli occhi del tempo, che gli dà un nome, lo traduce e lo registra. Questo è ciò che si chiama sapere, tanto analiticamente. Entro questo sapere, voi volete portare ciò che sta dall'altra parte della collina e dietro quell'altro. E insistete, dite che dovete sapere, che dovete sperimentare, tenete. Potete tenere quelle acque impetuose nella mente o nella mano. Ciò che tenete è la parola e ciò che i vostri occhi hanno visto. E questa visione espressa in parole e ricordo di quelle parole. Ma il ricordo non è quell'altro, né lo sarà mai. Bene, disse, come troverò allora? Nella mia lunga vita di studi e di letture ho scoperto che nulla può salvare l'uomo, nessuna istituzione, nessun ideale sociale, nulla. Così ho smesso di leggere. Ma l'uomo deve essere salvato, deve uscire da questa situazione in un modo o nell'altro. E la mia urgente esigenza di trovare Dio è il grido di una grande sollecitudine per l'uomo. L'uomo è consumato da questa violenza che si diffonde. Conosco tutti gli argomenti favorevoli e contrari a questa affermazione. Un tempo ero animato dalla speranza, ora non più. Sono proprio alla fine della mia carriera. Non faccio questa domanda per disperazione o per rinnovare la speranza. Non vedo alcuna luce. Così sono venuto a fare questa sua domanda. Potete aiutarmi a scoprire la realtà, se c'è una realtà? E stavo di nuovo in silenzio e nella stanza entrava il tubare di vicino. Capisco ciò che volete dire, non sono mai stato così in silenzio prima. La domanda è là, al di fuori di questo silenzio, e quando guardo la domanda da questo silenzio, essa riceve.
Così volete dire che solo in questo silenzio totale non premeditato c'è l'immensurabile. Un altro bene attraversava sterminando il cuore. Stando a Varanasi, ci sono stato in questo posto proprio. Ciò provoca tutto, un treno attraversava strepitando il treno. Ciò provoca tutto l'isterismo e la stoltezza del misticismo, un sentimento vago e inarticolato che genera illusione. No, signore, non è questo ciò che intendiamo. È difficile eliminare le illusioni, quelle politiche, quelle religiose, l'illusione del futuro. Noi non scopriamo mai nulla con le nostre forze, pensiamo di poterlo fare, ma è una delle più grandi illusioni. È difficile vedere chiaramente in questo caos, nello squilibrio che l'uomo ha costruito intorno a sé. C'è bisogno di una mente sana, molto sana, per vedere ed essere liberi. Queste due cose, vedere e libertà, sono assolutamente necessarie. Libertà dall'urgenza di vedere. Libertà dalla speranza che l'uomo dà sempre alla scienza, alla tecnologia e alle scoperte religiose. Questa speranza genera illusioni. Vedere ciò che è libertà, vedere ciò è libertà. E quando c'è libertà non c'è provocazione. La mente stessa è divenuta immensurabile. Bene.